Buongiorno a tutti. Allora, possiamo partire con i lavori del Consiglio Comunale. Signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri, vi comunico che in ottemperanza al regolamento per il servizio di videoripresa e trasmissione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, adottato con delibera numero 41 del 10 luglio del 2012, la seduta odierna sarà ripresa con un sistema di telecamera a circuito chiuso, trasmessa in diretta streaming e successivamente in differita attraverso il sito web istituzionale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa dell'ente e di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa. Comunico inoltre che, in attuazione dell'articolo 73 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio del 2020, le sedute del Consiglio Comunale si svolgeranno in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Provvedo ora all'appello. Terra. Zanlucchi. Sì, presente. Cola. Sì. Di Marcantonio. Presidente, Di Marcantonio. Presidente, è assente, ha problemi di linea con il telefono. Va bene, per il momento lo mettiamo assente allora. Sì, se poi riesce si collega più avanti. Grazie. Fioratti. Presente. Moroni. È assente giustificato, aveva comunicato che aveva impegni di lavoro. Bortolomeotti. Presente. Presente. Lombardi. Presente. Ruberti. Sì. Petito. Petito. Iago Angeli. Presente. Deve andare al primo piano, secondo. Diamanti. Presente. De Maio, presente. Marchitti. Di Leonardo. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Presente. Vulcano. Presente. Boi. Boi. Assente. Renzi. Presente. La Pegna. Presente. Lazzarini. Presente, buongiorno a tutti. Grammatico. Presente. Giusfredi. Presente. Zingaretti. Presente. Giovannini.
Giovannini. Bene. Sì, sì. Presenti, sì, presenti. 20 presenti, la seduta è valida. Mi ha chiesto la parola il consigliere Lombardi per la presentazione di una mozione. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Consigliere Vulcano, gentilmente il microfono. Bene, sì. La Lombardi. Lombardi, prego, può leggere la mozione, grazie. Grazie Presidente, io mi scuso ma abbiamo problemi tecnici, quindi... Allora, i sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, presentano la seguente mozione. Oggetto, ottobre rosa, iniziativa di raccolta fondi di scopo. Il Consiglio Comunale, premesso che... La città di Aprilia conta attualmente circa 500 donne seguite per cancro al seno presso l'ambulatorio della ASL di via Giustiniano. A testimoniare la rilevanza del problema del tumore al seno, in Italia già dal 1976 è nata l'associazione ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, e nel 2003 è stato istituito un comitato territoriale ad Aprilia che svolge una instancabile ed encomiabile opera sul territorio. Uno degli aspetti psicologicamente devastanti per le donne in cura chemioterapica è l'alopecia. Infatti il vedersi senza capelli è un costante segnale della propria malattia e anche indossare parrucche comporta continui disagi e diventa un ulteriore motivo di pressione psicologica con forti ricadute sulla propria autostima, oltre che un ulteriore aggravio sulla quotidianità di queste donne. Esiste la possibilità di evitare o ridurre drasticamente la caduta dei capelli utilizzando un dispositivo apposito, il casco refrigerante, già in uso con successo in alcune breast unit del territorio italiano. Una nostra concittadina, Francesca Vanchieri, alla quale nel maggio 2017 fu diagnosticato il tumore al seno, dopo aver affrontato l'intero iter di cure, decise di pubblicare un racconto autobiografico, Un salto oltre quel muro, edito dal gruppo Albatros, con lo scopo di diffondere informazione riguardo il problema del tumore al seno, di incoraggiare le donne a vivere questa dura esperienza con coraggio, spirito e forza di volontà, per trasformare la loro relazione con il cancro. I proventi della vendita di tale libro sono destinati a dotare di tale dispositivo la Breast Unit del Policlinico Gemelli di Roma, che la ebbe in cura. Considerato che il centro oncologico presso l'ASL territoriale ad oggi non dispone di tale apparecchiatura refrigerante, pertanto sarebbe auspicabile un'analoga raccolta fondi dedicata a dotare la nostra città di tale dispositivo. Nel mese di ottobre, ormai da 27 anni, in Italia si effettua un'importante campagna di sensibilizzazione riguardo la prevenzione e cura del tumore al seno, all'interno della quale sarebbe auspicabile un lancio di questa iniziativa. Il Consiglio Comunale esprime la volontà di attivare una raccolta fondi dedicata, aperta a cittadini, associazioni, tessuto produttivo locale, avente lo scopo di dotare l'ASL di Aprilia di questo genere di dispositivi. Pertanto impegna il Sindaco e la Giunta a sottoscrivere un accordo quadro con l'ASL di Aprilia, finalizzato all'apertura di un conto dedicato alla raccolta fondi per l'acquisto dei caschi refrigeranti, a promuovere la raccolta fondi con eventi dedicati durante il mese della prevenzione e in tutte le occasioni che si riterranno opportune, informare la popolazione sull'andamento della raccolta e sul successivo acquisto del casco refrigerante. Grazie Presidente.
Presidente, buongiorno. Grazie a lei, consigliere Lombardi. Allora, come sempre, discuteremo la mozione alla fine dei punti all'ordine del giorno. Presidente, sono Petito, presente. Scusate il ritardo. Sì, ho sentito. Buongiorno Petito, buongiorno, presente. Comunico che il consigliere Petito è entrato in consiglio. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Indirizzi programmatici per la nuova dimensione della qualità urbana, linee guida per il completamento delle attività di pianificazione e dei provvedimenti necessari per la ripresa economica di Aprilia. Illustra il punto all'ordine del giorno l'assessore Corispoli. Prego, assessore. Siccome siamo in due postazioni diverse, gentilmente mi date conferma che sentite l'assessore Corispoli di qualcuno, per favore? Io non sento nulla. No, non sentiamo nulla. Non sentiamo nulla. Io non lo vedo nemmeno collegato, fra... No, non si sente nulla, non lo vediamo, io non lo vedo neanche collegato. Ok, buongiorno, mi sentite adesso? Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, sì, grazie. Ora si sente. Sì, ora sì, ti sentiamo. Allora, tanto buongiorno a tutti, presidente, sindaco, assessori e consiglieri comunali. Io devo presentare due delibere, la prima delle quali, vi detto immediatamente il titolo che avete avuto ovviamente tra i vostri documenti, indirizzi programmatici per una nuova dimensione della qualità urbana, linee guida per il completamento delle attività di pianificazione e dei provvedimenti necessari per la ripresa economica di Aprilia. Questa delibera, che è stata ovviamente oggetto di discussione e di valutazione attenta prima di essere promulgata, diciamo inaugura un nuovo corso e al tempo stesso chiude un ciclo delle delibere che noi abbiamo in qualche modo predisposto in questi anni per rafforzare, coordinandolo, tutto il tema ambientale, di valorizzazione della città, di riqualificazione delle parti antropizzate. È una delibera che si pone come obiettivo di chiudere con delle indicazioni di la variante di salvaguardia che, come sapete, è stata approvata in consiglio comunale assieme al alla documentazione, diciamo, di carattere
generale, e per la quale riteniamo di dover fornire, oltre a ulteriori indicazioni, sempre legate agli obiettivi, anche le linee guida e gli indirizzi per ulteriori approfondimenti progettuali che integrano la delibera, aprendo, se mai fosse necessario un giorno, l'opportunità, la possibilità per una revisione più generale del piano. Si tratta quindi di atti che sono in stretta continuità con quanto fino ad oggi abbiamo portato all'approvazione del Consiglio Comunale. La delibera è stata prodotta in stretto coordinamento con la Commissione consigliare all'urbanistica e vi do sostanzialmente le indicazioni di larga massima che sono contenute al suo interno. Allora, intanto questa delibera è in linea con quanto la delibera del Consiglio Comunale numero 6 del 2012 ha stabilito, con l'adesione al patto dei sindaci e successivamente con l'approvazione del conseguente piano d'azione per l'energia sostenibile. La delibera è in linea con le disposizioni attuative di competenza comunale per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che è stata approvata, se vi ricordate, recentemente, in attuazione con quindi la delibera 35 del 31 luglio 2019, in attuazione alla legge che recante disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Chiaramente interviene questo testo deliberativo in una fase complicata sotto tutti i profili, insomma, ovviamente nota a tutti che l'emergenza del Covid-19 che ha confermato, come sapete, l'attualità dei temi della lotta ai mutamenti climatici e della sostenibilità ambientale. Questi aspetti peraltro sono stati ed erano già al centro dell'interesse della nuova Commissione europea e sono stati ripresi sotto forma di indirizzi e di scelte finanziarie specifiche nella legge di bilancio che è stata approvata dal Parlamento italiano nel dicembre del 2019. Quindi siamo in piena sintonia con le necessità oggettive che derivano da questo negativo periodo che appunto ha contraddistinto e sta contraddistinguendo la vicenda del Covid. Questa emergenza, come sapete, ha determinato l'esigenza di rimettere in moto l'economia dopo quasi 3 mesi di blocco e per cui la delibera si pone anche il problema come obiettivo. Scusate un attimo, ho disattivato un tanto, dovrei aver recuperato il video. E questa delibera si pone anche ovviamente in stretta continuità con tutti gli atti che abbiamo finora prodotto. Qual è l'obiettivo? È quello di contribuire a realizzare un insieme di opere pubbliche e di interventi privati che sono correlati a contestuali investimenti nel campo della sostenibilità ambientale. Quindi questa delibera, approfondendo gli indirizzi per la variante, integrando le azioni programmatorie e pianificatorie con le cose che poi vi dirò in seguito, in realtà si pone come elemento di base per garantire una maggiore solvibilità e fruibilità dei finanziamenti europei, statali, in materia di rilancio della qualità ambientale delle città, che è un dato comunque strettamente collegato con l'emergenza Covid. Detto questo, vado rapidamente a ricordare che tutte queste azioni hanno varie finalità. Ve ne dico alcune, per esempio investire negli spazi urbani che determinano la resilienza della società, salute pubblica, ambiente, equilibrio sociale, incentivando la realizzazione e la riqualificazione di spazi pubblici quali piazze, mercati, orti urbani, piste ciclabili e percorsi pedonali esclusivi protetti, servizi della filiera sanitaria in sede locale, servizi religiosi, oltre al consolidamento dei servizi sportivi e del verde attrezzato dei presidi esistenti e della cultura. Queste azioni quindi sono in qualche modo
espressione di degli atti che noi dovremo produrre come conseguenza appunto del miglioramento dell'agibilità delle attività programmatiche che sono necessarie per raggiungere tutti questi obiettivi che sono peraltro più volte stati riportati nelle nostre delibere. Che cosa ci proponiamo di fare? Intanto di confermare nel deliberato, lo vedete chiaramente espresso, la centralità e il ruolo guida e di coordinamento della variante di salvaguardia nel contesto attuale, procedendo a queste tipologie di integrazione. Intanto la perimetrazione degli ambiti urbani, ove eventualmente intervenire con programmi integrati, i famosi print di cui poi parleremo nella successiva delibera, previsti dalla legge regionale 22 del 97 e dalla legge regionale numero 7 del 2017, all'articolo 2. Tenendo conto dei rilievi contenuti nel documento programmatico di indirizzo della variante, tale inserimento nella variante di salvaguardia eviterà la necessità di ricorrere al procedimento di valutazione ambientale strategica sui singoli print, quindi snellisce le procedure di approvazione degli eventuali print che saranno approvati sulla base delle cose che poi diremo nella successiva delibera. E in tal modo si troverebbero in un regime di conformità urbanistica, salvo possibili ed eventuali richieste da valutare da parte dell'amministrazione. Quindi il contenitore delle attività sfuse, sparse, che negli anni si sono consolidate nell'attività dell'amministrazione di questa città, e si sono sedimentate nell'attività amministrativa di questa città, saranno oggetto di un'apposita valutazione che sarà in capo, diciamo, all'oggetto della seconda delibera, e saranno, qualora considerati approvabili, inseriti all'interno di queste aree che noi decidiamo di rendere, diciamo, individuabili in armonia a tutti i criteri che sono stati espressi nelle precedenti delibere e sono riportati in quest'ultima delibera. Poi c'è la seconda integrazione, si tratta di analisi e piani settoriali che possono anticipare e concorrere al migliore inquadramento della futura eventuale manovra urbanistica del Comune d'Aprilia. Noi non parliamo di variante generale da tempo, e lo sapete, però tutti gli atti che stiamo predisponendo serviranno semmai un giorno anche ad affrontare questo tema, che però ovviamente è anche un tema di carattere politico e quindi sarà gestito e valutato nelle sedi opportune. Quello che stiamo facendo in ogni caso è costruire le condizioni migliori per sfruttare al massimo gli strumenti di cui siamo dotati e di cui ci stiamo dotando, garantendo però un profilo alle attività che possa un giorno non agevolare, diciamo, la stesura di un'eventuale variante. Le specificità tematiche e disciplinari necessitano di questi contributi specifici ausiliari ma coordinati fra di loro. Intanto il piano energetico comunale previsto dalla legge regionale numero 10 del 9191 e numero 6 del 76 del 2008. Sotto questo profilo è già operativa la proposta di deliberazione consiliare pubblicata dal BUR Lazio numero 33 del 26/3/2020. Quindi esiste un sostanziale apparato normativo di riferimento che ci può permettere di mettere in campo questo piano energetico comunale, che peraltro viene introdotto dalle norme in vigore per i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Tale piano, che viene appunto comunemente chiamato piano energetico comunale, è un documento ausiliario ma autonomo dagli altri strumenti di pianificazione urbana e comporta la quantificazione dei consumi di energia e delle emissioni della città suddivisi per settori, che l'analisi di questi dati e l'individuazione degli interventi di risparmio dei combustibili fossili e una promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Si tratta di un piano importantissimo che mettiamo in campo anche per evitare che l'idea che questa città possa diventare luogo e teatro di scorribande legate ai temi delle energie rinnovabili, con l'organizzazione di centrali fotovoltaiche di rilevanti dimensioni o di assurdamente ancora di discariche, e possa trovare, diciamo, un ulteriore strumento di
un ulteriore strumento di controllo, un ulteriore strumento di verifica degli atti e soprattutto una difesa sostanziale attiva a modalità di intervento che esulano dagli interessi che questa amministrazione in materia ha già espresso. Poi parleremo del piano urbano di mobilità sostenibile. Anche questo piano diciamo è necessario intanto perché ci viene richiesto in sede di valutazione da parte degli uffici regionali della valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione attuativa legati alla variante dei nuclei abusivi. Ma poi sostanzialmente perché il PUMS è uno strumento piano urbano mobilità sostenibile, è uno strumento di pianificazione strategica che in un orizzonte temporale di medio lungo periodo, 10 anni, sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana, preferibilmente riferita all'area della città metropolitana, laddove definita, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto degli sviluppi urbanistici e territoriali. Avremo poi un'ulteriore attenzione a uno studio della potenzialità agricola dei suoli e la carta vegetazionale che ci permetteranno approfondire per il territorio di Aprilia l'attitudine del suolo del contesto territoriale, l'attitudine per un uso di mantenimento che permette di evitare la degradazione o l'erosione del suolo e poi di poter comparare più di un tipo di uso del suolo, ad esempio tra l'uso attuale e un nuovo uso proposto, o di valutare le caratteristiche del territorio e delle attitudini dei suoli che vanno affrontati in un contesto multidisciplinare. Sono tutti temi molto specifici che però vanno nella direzione che vi dicevo. Tenete conto che ci sarà una grandissima quantità di risorse economiche che saranno stanziate dall'Unione Europea proprio per stare come di più in linea col grande elemento e il grande bisogno che c'è in questo momento, anche di una corretta valutazione degli assetti idrogeologici dei territori. L'ultimo tema riguarda lo studio per la valutazione degli impatti archeologici e culturali, ricchezza infinita di Aprilia, che va secondo noi valorizzata ulteriormente, portata come sedimento culturale propositivo e programmatico in primo piano, anche poi per contrastare l'idea che Aprilia possa essere considerata una discarica a cielo aperto come estrema conseguenza e valutazione di quanto abbiamo detto fino ad oggi per le difese nel settore energetico. Ai fini di una corretta applicazione della presente delibera, infine, ci sembra necessaria un'efficace attuazione dei progetti di riqualificazione per una corretta attuazione dei progetti di riqualificazione ambientale previsti, analizzare anche l'impianto normativo del PRG e dei piani attuativi e provvedere alla loro rivisitazione introducendo prescrizioni congruenti al quadro dell'attività di pianificazione attivare e riattivare. Noi rivedremo la normativa generale, ma non a un livello di approfondimento tale da arrivare a prevedere una nuova variante generale, ma tanto quanto basta per poter attuare tutte le previsioni programmatiche di cui abbiamo parlato finora. In attesa infine dell'approvazione del regolamento edilizio comunale, diamo mandato agli uffici di attenersi alle presenti linee di indirizzo nell'elaborazione del regolamento edilizio comunale. Io ho finito, ringrazio. Grazie Assessore Codispodi. Prima di aprire la discussione, credo di aver visto che è entrato in riunione anche il consigliere Bruno Di Marcantonio. Mi dà conferma? Sì, grazie. Ho avuto un problema di connessione. Pronto? Bene, bene. Ce l'aveva detto il consigliere Fioratti, quindi tutto bene. Buongiorno consigliere. È entrato grazie, il consigliere scusate, Marcantonio. Ho avuto problemi. Bene, Chi vuol prendere la parola? Prenotazioni, quindi... Presidente, se vuoi posso fare io il primo intervento. E se lei si prenota io gli do la parola. Bene, allora... Ha chiesto la parola il consigliere
Fioratti, prego consigliere, lei ne ha facoltà. Grazie, almeno come si dice, rompiamo il ghiaccio. Allora, grazie all'assessore per l'esposizione. Chiaramente, diciamo subito una cosa. Veramente, io dico assessore, ma lo dico all'assemblea intera, questa delibera non è altro che un procedimento per arrivare a quella che poi è la variante generale, in qualche modo, perché i 5 adempimenti che vengono richiesti con questa delibera, quindi vado a ricordarli, anche se l'assessore li ha spiegato: il piano energetico comunale, i piani urbani di mobilità sostenibile, quindi quella che una volta era la visione del traffico, lo studio di potenzialità agricola dei suoli e la carta vegetazionale, quindi finalmente avremo una discriminante ponderata e seria che già avevamo in qualche modo sul nostro piano del 73, con l'ettaro e mezzo alla zona nord e l'ettaro alla zona sud di edificabilità, quando prima che intervenisse la legge 38, e già in qualche modo ci faceva capire che il suolo a nord di Aprilia è meno produttivo dal punto di vista agricolo, e via dicendo. Lo studio di valutazione degli impatti archeologici e culturali, anche questo ritengo che era ora che Aprilia cominciasse a mettere i cosiddetti pallini di salvaguardia e di tutela di tutto quello che è il nostro patrimonio culturale e storico, e ne abbiamo parecchio, insomma. Si parlava proprio nella discussione di questa delibera che addirittura c'è una carta del Ministero dove dimostra che probabilmente ci sono più siti archeologici al di fuori di Roma che nella vecchia urbe romana, quindi insomma anche questo ci fa estremamente piacere. Però ritorno a dire, questo è una base, scusate, accendo il video se vi fa piacere, come si suol dire, vedermi oltre che sentirmi, mi ero scordato. Dicevo, tutto questo però non è altro che un ragionamento di variante generale, e ci sta pure, perché dopo 50 anni credo che sia opportuno che Aprilia riveda quello che era il vecchio piano regolatore generale del 73. Quindi la variante di salvaguardia approvata in qualche modo sicuramente verrà rivista, verrà ritoccata da quelle che sono le risultanze poi di questa indagine. Il problema è quello dei tempi. Io ritengo che un lavoro del genere, i 5 canoni di verifica, credo che prima di tre anni ci vorranno per chiudere il lavoro, se il lavoro vogliamo farlo in modo serio e approfondito, lo vogliamo far fare a esperti del settore, non dico di chiamare tutti i Renzo Piano dei vari settori, comunque affidiamoci a gente che ha una certa esperienza, una certa capacità conoscitiva di indagare il ragionamento. Fatto questo, sicuramente ritorneremo a una variante di ritorneremo a mettere mano alla variante di salvaguardia per quelle che saranno le variazioni che apporteranno, anche in virtù della delibera che poi andremo a discutere successivamente, anche in virtù delle conformità urbanistiche di cui accennava l'assessore per i print, insomma. Intanto cercheremo di dare una scremata, vabbè, questo poi ne parleremo nella successiva delibera, non voglio dilungarmi ulteriormente. Quindi dicevo, poi rimetteremo mano alla variante di salvaguardia, la variante di salvaguardia andrà in regione. Questo è un lavoro per rendere edotti tutti i vari commissari, i vari consiglieri comunali. Credo che dai 5 ai 7 anni non la chiuderemo. Purtroppo sono i tempi biblici che ci prevede la Regione, anche se ultimamente la Regione ci ha fatto vedere che per alcuni aspetti è talmente veloce che nel giro di 24-48 ore risponde, insomma. Quindi siamo chiari a tutti quanti, alla città intera, che ben venga al lavoro, fatto approcciato nel modo giusto, quindi iniziamo a fare un percorso che prima dei 5-7 anni, secondo me, non l'andiamo a chiudere. Serve, perché serve, chiaramente. Io ricordo ero bambino, credo che dal 68 siamo arrivati al 73 per il piano regolatore. Anche lì abbiamo impiegato 5 anni
e quelli erano altri tempi, insomma, dove c'erano molti meno adempimenti e molte meno questioni. Spero, io avevo chiesto di togliere dal titolo, ma ho visto che è rimasto provvedimenti necessari per la ripresa economica della città. Io forse l'avrei cambiato con un'altra forma, richiamando un discorso urbanistico più preciso. Spero e gradirei, se l'assessore mi risponde al volo, spero che abbia tolto la parte finale, il punto C finale, dove si faceva riferimento all'approvazione della la stesura di una guida semplificativa di attuazione delle disposizioni dell'articolo 119, il famoso 110%, che è diventato legge ed è stato pubblicato domenica. E ritengo che quello sia inutile riportarlo, e ritengo che di non oberare gli uffici con ulteriore lavoro che non serve, perché ci penserà poi comunque l'Agenzia dell'Entrata, l'Enea e eventualmente anche il Ministero con delle chiarificazioni. Per non riintervenire, chiaramente già vi diciamo che Aprilia domani sarà favorevole al punto. Ringrazio e chiudo. Grazie. Grazie consigliere Ferratti. Facciamo rispondere all'assessore. Sì. Allora, mi diceva Paolo Ferraro, che ovviamente è presente in aula con noi, il direttore, è che il punto C è stato tolto. Sulla modifica del titolo io non ho personalmente problemi, credo che questo provvedimento abbia un senso al di là poi degli atti programmatici che saranno oggetto di vostre volontà come Consiglio Comunale, insomma, abbia un senso perché ristabilisce un rapporto tra gli atti della programmazione che stiamo portando avanti e tutte le dinamiche economiche, se no noi facciamo sempre atti molto astratti. Invece credo e ritengo che parlare di ripresa economica, a parte un buon auspicio in questo momento, costituisce pure un elemento imprescindibile a cui il Consiglio possa e debba fare riferimento. Però il Consiglio è sovrano, io non ho problemi rispetto a modificare, personalmente dico, non in qualità di come assessore, non ho problemi a modificare il titolo. Grazie assessore Codispodi. Si è prenotato il consigliere Giusfredi. Prego consigliere, ne ha fatta. Grazie presidente. Allora, presidente, sindaco, assessori e colleghi consiglieri. Ma chiaramente questo documento è stato ampiamente discusso anche nella commissione specifica e chiaramente voglio in un certo senso ripetere alcune cose dette, ma anche soffermare l'attenzione su alcuni aspetti, anche se l'assessore, e lo ringrazio per questo, è stato molto molto attento a descrivere tutti gli aspetti contenuti all'interno di questa delibera. E quindi credo che non valga la pena ripetere o entrare nel merito di tutti i punti. Due cose sono per me abbastanza importanti all'interno di questo documento e per questo noi siamo favorevoli a questo documento. Primo è il discorso che non possiamo non tener conto della situazione in cui noi ci troviamo, perché è una situazione che speriamo di poter risolvere nei tempi brevi, ma per quanto brevi saranno tempi abbastanza importanti. Però nella disgrazia del Covid-19, secondo me è molto molto importante anche tener conto delle risorse. Noi è proprio di ieri, insomma, sappiamo le risorse che vengono impiegate, e quindi in queste risorse io mi auguro che il governo non abbia una visione centralista come in quest'ultimo periodo qualche volta è emerso, ma si dia l'opportunità alle realtà regionali, ma in particolare a quelle comunali, di poter avere risorse per fare interventi che in un certo senso possono portare a fare investimenti che sono anche produttivi e non soltanto di tamponamento della situazione che si è creata. Io credo che fondamentalmente, ed è questo l'aspetto su cui noi convergiamo pienamente, è questo, è in un certo senso anche un'affermazione contenuta nel documento quando diciamo che si vuole passare da una visione
di governare non più la crescita quantitativa, quindi una visione dell'edilizia e di tutto il comparto, cioè del territorio, quindi passare da un modello di quantitativo a una promozione qualitativa del territorio. Io credo che questo sia l'aspetto che noi condividiamo pienamente, e per questo molti dei punti che sono all'interno di questo documento noi li condividiamo, perché noi pensiamo che è importante, al di là dei singoli punti, proprio questa visione, cioè la visione complessiva e globale, per cui tutti gli aspetti devono poi concorrere e insieme andare a chiaramente promuovere questa trasformazione qualitativa. E non a caso anche il Covid stesso, insomma, ci dice che, o come tanti altri fenomeni, ci dicono che è arrivato il momento, anche se siamo secondo me in estremo ritardo, di guardare al territorio in un'ottica diversa, e quindi anche tutto l'aspetto, non solo edilizio, ma tutti gli aspetti vanno ad essere visti in forma integrata, per fare in modo che il territorio possa lentamente a subire delle trasformazioni che possono portare a una diversa qualità della vita. Credo che da questo punto di vista per noi di Aprilia è fondamentale e particolare avere tutti questa visione e questa anche consapevolezza della necessità, proprio anche in relazione a questi fenomeni che sono quello dei rifiuti e tante altre cose, il fotovoltaico eccetera, cioè questo ci deve accomunare tutti, perché proprio su alcuni aspetti l'importanza della qualità e quindi dell'integrare tutti gli aspetti dell'ambiente dove noi viviamo diventano punti cardini e fondamentali. Poi eventualmente ci possiamo anche dividere, perché sicuramente poi questo è un documento di carattere, come dice il testo stesso iniziale, che è quello degli indirizzi programmatici, sono indirizzi, poi bisognerà entrare nel merito, e forse qui probabilmente bisognerà tener conto anche dell'intervento del consigliere Fioratti, per cui cerchiamo di poi, per quanto ci sarà possibile, di fare in modo che i tempi non siano biblici, ma possono essere anche su alcuni e molti di questi punti anche abbastanza, diciamo, contenuti. Io penso che ci sono vari aspetti, diciamo, che del documento su cui io mi soffermo e voglio soffermare l'attenzione: il piano energetico comunale, perché questo lo ritengo essere un punto molto molto importante anche rispetto ad alcuni tentativi di invadere con il fotovoltaico invade il nostro territorio. La carta vegetazionale, quindi i suoli, proprio per la conformità e per la caratteristica che il nostro territorio ha. E credo, perché lo abbiamo anche discusso in commissione, mi sembra che alcuni interventi molto molto interessanti, il consigliere Boia, ad altri interventi, quello che è lo studio, impatti, sono gli aspetti archeologici e culturali del nostro territorio. Questo penso che sia un aspetto veramente molto molto importante, perché accompagna forse la salvaguardia con poi però anche una rivalutazione del nostro territorio, perché il nostro territorio da questo punto di vista è molto molto ricco. Forse questo lavoro andava fatto nel tempo, ma ormai prendiamo atto di dove siamo e cerchiamo però di recuperare, perché abbiamo delle zone veramente di pregio e di alto livello da questo punto di vista, e credo che questo sia un lavoro che dobbiamo necessariamente cercare di, attraverso anche il reperimento di fondi specifici, io credo che dobbiamo fare in modo che questo venga ad essere recuperato, il tempo perso, e poter portare e rivalorizzare molte delle cose che esistono sul nostro territorio. Ho voluto, chiaramente non mi dilungo, perché se no ripeterei un po', diciamo, quello che poi ha fatto anche l'assessore, i vari punti eccetera, però fondamentalmente, al di là di alcuni discorsi specifici, noi, questo vale anche come dichiarazione di voto, noi siamo favorevoli a questo documento. È chiaro che poi in parte resta il discorso, quello che faceva anche il collega Fioratti, perché chiaramente poi è la realizzazione, perché qui gli intenti sugli intenti possiamo essere d'accordo, però poi dovremmo vedere nello sviluppo e nel tempo come viene portato avanti questo. Però credo che questi due o tre punti fondamentali rispetto agli indirizzi, è molto importante secondo me una convergenza, come alcune altre volte abbiamo fatto,
perché convergere su questo punto è molto importante, perché poi questo può portare a assumere anche provvedimenti, anche condivisi, che portano a una realizzazione di questo piano in senso estremamente positivo. Credo che anche gli ultimi avvenimenti, ha ragione il consigliere Fioratti, perché abbiamo una regione che quando vuole interviene rapidamente, quindi siamo anche fiduciosi in questo senso. Ecco, però, alla luce di tutto quello che sta succedendo, alla luce di una situazione veramente per certi versi molto problematica, ecco, io mi auguro che potremmo avere delle risorse e poterle anche investire in forma estremamente positiva. Quindi, ripeto, il nostro gruppo è favorevole a questo documento, sostanzialmente favorevole a questo documento. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Giusfredi. Ha chiesto la parola il consigliere Lombardi. Prima di passargli la parola, però, comunico a tutti quanti voi che il sindaco sarà comunque presente, ma momentaneamente si collega con la Regione Lazio per una commissione che è stata chiesta per la vicenda della rete ambiente. Quindi, se per caso lo chiamo più volte per un eventuale intervento per il voto, è per questo motivo. Grazie. Passo la parola al consigliere Lombardi. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Sì, prendo la parola velocemente perché anche io ci tenevo a ribadire quanto questa commissione abbia lavorato per arrivare a questo punto, quanti contributi ci siano stati. Voglio fare un plauso al settore perché finalmente con questo atto una pianificazione che prima sembrava un po' scollata tra i progetti che si facevano nel settore ambiente per la città e quelli che si facevano nel settore urbanistico trovano una fusione, un'unione di intenti. Tant'è vero che nella delibera viene citato un po' il programma che era stato approvato da questo Consiglio Comunale, ossia l'adesione al patto dei sindaci, e viene nominato il piano d'azione per l'energia sostenibile, che di fatto già delineava tutta una serie di azioni importanti per salvaguardare la città e per salvaguardare l'ambiente, che oggi finalmente trovano una programmazione anche dal punto di vista urbanistico e, come ho già avuto occasione di dire in commissione, finalmente si fa questo passaggio per il quale la parola ambiente, salvaguardia, tutela, il piano regolatore a impatto zero sul territorio, l'attenzione alle energie sostenibili, alla salvaguardia delle aree agricole, eccetera, non sono più solo parole che vengono messe a in qualche modo giustificare solo una teoria, ma diventano una pratica nell'urbanistica. Io sono assolutamente lieta di questo, come lo sono del fatto che viene mandato agli uffici che stanno elaborando il piano urbanistico di attenersi a queste linee programmatiche che sono state definite dall'assessore, dagli uffici, ovviamente con il contributo della commissione, perché l'approvazione di un nuovo piano urbanistico era uno dei punti focali del piano d'azione per l'energia sostenibile, ovviamente con questo tipo di criteri programmatici. Per cui il voto della lista che rappresento, la Rete dei Cittadini per Aprile, ovviamente sarà un voto favorevole, però ci tenevo a ringraziare tutti i colleghi di commissione, l'assessore e gli uffici per aver recepito i vari stimoli che sono pervenuti. E finalmente la nostra città si sta dotando di questo strumento politico, programmatico, che delinea tutta una serie di azioni. Quindi è un auspicio positivo per quello che sarà il futuro di questa città. E ne sono veramente lieta di far parte anche di questo passaggio. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Lombardi. Non vedo prenotazioni. Presidente, mi prenoto. Mi ero prenotato pure io prima degli altri, ma vedo che non è arrivata. Non vedo però che l'avete scritto, perdonatemi, perché se voi io non lo vedo. Sul consiglio. Però, aspetti, facciamo... L'ho scritto sul consiglio. Sì, un attimo.
tranquilli? Sì. Allora, si è prenotato per prima Vittorio Marchitti. Ecco, adesso è comparsa, sarà un problema di comunicazione di internet. Comunque vedo che c'è la prenotazione di Vittorio Marchitti. Consigliere, prego, lei ha facoltà. Sì, Presidente, un secondo che avvio. Perdonate l'attesa di qualche secondo. Buongiorno Presidente, la ringrazio, Sindaco, Assessori e colleghi consiglieri. Allora, anche io farò un intervento molto breve, un po' insomma anche per unirmi ad alcuni ragionamenti che ho sentito sia da parte del consigliere Giusfredi sia da parte della collega Lombardi. In commissione questo argomento, e voglio ringraziare appunto l'assessore Codispodi e il lavoro fatto dagli uffici, questo argomento ha destato sicuramente molto impegno, ha dato la possibilità a diversi di noi di poter portare il proprio contributo secondo quelle che sono un po' i temi a noi più sensibili. Ed è giusto ragionare sul fatto che oggi un tema che riguardi l'aspetto urbanistico e l'aspetto di pianificazione sia legato in termini di sviluppo economico, cioè di ripresa economica, come noi tutti ci auguriamo, dopo un momento sicuramente non facile, che già veniva dopo altre stagioni sicuramente molto difficili dal punto di vista economico per la nostra città, ma per il nostro paese in generale. Il fatto che questo sviluppo, questa idea di percorso urbanistico tesa a un rilancio anche di economia locale, oggi si possa legare a un aspetto di salvaguardia, a cominciare da quello ambientale. Noi in queste settimane, così come anche nei mesi precedenti, abbiamo spesso discusso di quelli che sono gli appetiti sul nostro territorio da un punto di vista, e lo diceva l'assessore, di speculazioni, potenziali speculazioni da un punto di vista energetico e anche da un punto di vista della gestione dei rifiuti, insomma, è tema di questi giorni. Ci diceva poco fa il presidente, appunto, che il sindaco è in una videoconferenza con la regione proprio su questo tema. Ecco, pensare di immaginare la città e il proprio sviluppo tenendo conto anzitutto di una pianificazione che guardi all'ambiente e alla sua salvaguardia, diciamo che finalmente è un modo anche di approcciare diverso alla gestione e allo sviluppo del territorio. Sì, poi ha ragione il collega Fioratti, questi sono strumenti di pianificazione e di programmazione che hanno bisogno di tempo per vedere luce. Però è anche vero che cominciare a mettere dei paletti, e forse, diceva bene anche qui Giusfredi, forse se alcuni di questi paletti fossero stati messi in tempi molto addietro, perché qui stiamo parlando di una pianificazione che probabilmente doveva avvenire diverse decine di anni fa, noi forse oggi staremmo parlando e discutendo di una città ovviamente con un profilo diverso, ma così e coi ma non si scrive la storia, quindi noi abbiamo il dovere di guardare avanti. E c'è un tema assolutamente anche a me caro, oltre l'aspetto ambientale di salvaguardia appunto di quello che sono le nostre risorse naturali, ma che sono quelle invece da un punto di vista storico e archeologico. Anche qui lo abbiamo detto in commissione, magari quando qualcuno ci ascolta parlare di questi aspetti forse sorriderà, no? Perché quando parliamo di temi storici o di temi archeologici relegati a una città come la nostra, per alcuni sembra un pochino come parlare di qualcosa campato in aria. Invece chi ha studiato e approfondito un pochino meglio la materia sa perfettamente che questo territorio, che è il territorio del Lazio antico, ha notevoli patrimoni che in qualche modo ancora possono essere salvaguardati. Alcuni assolutamente compromessi, come io ho avuto modo di dire in commissione. Io negli anni della gestione dell'assessorato alle attività produttive ho avuto modo di sviluppare questo tema tante volte, a cominciare dal percorso che abbiamo iniziato con il marchio di Aprile del Lazio, teso a valorizzare le nostre eccellenze produttive, sì, ma anche storiche. Non a caso aveva la definizione di Lazium, perché questo appunto è il terreno del Lazio antico. E qui troppo spesso negli anni abbiamo visto, ha usato bene il termine prima Salvatore, scorribande, soprattutto in alcune situazioni. Abbiamo visto prenditori più che imprenditori fare di questo territorio, come dire, il loro proprio giardino.
E quindi forse se questi strumenti fossero stati messi in piedi in anni diversi, al posto di qualche discarica, al posto di qualche cava, al posto di qualche altro regaluccio che abbiamo avuto in questi anni, avremmo magari un parco archeologico, perché sfido chiunque di noi ad andarsi a rileggere un po' la storia appunto dell'Asio antico, dell'antica Focignano, della città di Longula, delle città preromane, insomma, senza che la faccio troppo lunga perché altrimenti andremmo fuori tema, però andare a discutere di un tema di pianificazione mettendo in evidenza anche la difesa per quel che possiamo ancora difendere di questo territorio è assolutamente oggi fondamentale. Quindi bene esserci arrivati, seppur con qualche ritardo, ma credo che sia necessario e doveroso porre l'accento sui temi che in qualche modo ci sono cari, sperando, e chiudo, sperando che, così come giustamente qualcuno diceva, in questo caso ci vogliono gli anni per vedere approvata una pianificazione o comunque per vedere portato a compimento un lavoro di questo genere, a differenza di qualcuno che ci mette ore per farsi approvare magari qualche atto, mi auguro, a conclusione di questo intervento, che tutto il percorso che noi facciamo per andare poi a salvaguardarlo, questo territorio, o quel che ancora appunto possiamo difendere, non venga sistematicamente scavalcato, anche qui mi ripeto, non venga sistematicamente scavalcato da qualche altro strumento, da qualche altra decisione, da qualche altra determinazione, da qualche altra ordinanza o decreto di enti sovraordinati a noi. Io sarò ripetitivo e ripeto spesso questa cosa anche al cospetto dei miei colleghi che probabilmente mi prenderanno a male parole, ma io lo ripeterò all'infinito, fin quando ricoprirò questo ruolo, e credo che il nostro ruolo non vada svilito. È molto spesso che noi ci sbellichiamo a cercare strumenti, a produrre regolamenti, a pianificare il territorio, a fare in modo che questo pezzo di terra riesca a resistere appunto a determinati appetiti, a uno sviluppo soprattutto incontrollato, e poi sistematicamente arriva qualcuno e sopra le nostre teste decide. Mi auguro insomma che questo non avvenga, o soprattutto che un consiglio comunale vigile come questo sappia porre i dovuti bastioni a difesa del territorio. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Marchitti. Si è prenotato il consigliere Petito, a cui chiedo gentilmente per il futuro di prenotarsi sulla chat della Webex, della piattaforma, perché sennò altrimenti io non la vedo. Grazie, prego consigliere Petito, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Sindaco, assessori e colleghi consiglieri. Bene, ho ascoltato l'intervento dei miei colleghi e ho riascoltato l'esposizione dell'assessore, che volevo ringraziare personalmente per il lavoro svolto, sia lui che gli uffici, perché noi sappiamo bene con quale carenza di personale il settore urbanistica sta lavorando. Nonostante ciò siamo riusciti a portare in questa assise un altro atto di fondamentale importanza, come già abbiamo portato altri atti, e sottolineo che quando sono fatti bene gli atti, poi il Consiglio Comunale intero dà risposte positive, perché quando porti a casa un risultato votato all'unanimità, questo significa che dietro c'è stato un lavoro serio e probabilmente fatto bene, perché poi viene apprezzato da tutti e il risultato poi è quello che abbiamo avuto. Spero anche che su questo atto, visto che già ci siamo espressi nelle commissioni apportando delle modifiche o dando dei contributi personali, dove sono stati sviscerati tutti gli aspetti, che anche questo di oggi possa arricchire questo percorso di portare insomma un voto favorevole da parte di tutto il Consiglio Comunale, perché sicuramente, nonostante i ruoli che si giocano nella politica, quando un atto viene votato all'unanimità
ha una valenza di gran lunga superiore a ad un voto di maggioranza, questo è sicuro. Però insomma due paroline li volevo spendere su questo atto, perché poi, come dicevano i colleghi e l'assessore, ce ne sarà un altro dopo che è, anche quello è molto rilevante su un piano urbanistico, perché poi quando si parla di Plinthe sappiamo di che cosa si tratta, e quindi è importante pure lì mettere delle regole fisse per tutti, quindi non per il politico del momento, ma quando si parla del rispetto del cittadino è opportuno che questi atti vengano fatti veramente per il bene della città e della comunità tutta. Ritornando al punto, praticamente questo è un bel pacchetto di programmazione, perché ecco un piano energetico dove abbiamo subito delle violenze su questi piani fotovoltaici che consumano terreno utile alle coltivazioni, quindi non è che parliamo di una montagna, di un pendio, di una zona sassosa dove magari ha pure titolo di starci un impianto fotovoltaico, però su un terreno agricolo, fra 20 anni, se ci dovesse essere l'opportunità di piantare il grano perché magari abbiamo bisogno di piantare grano, dobbiamo mangiarci le cellule fotovoltaiche, perché questi stiamo seminando in questa maniera, e noi questa opportunità la dobbiamo togliere, perché veramente abbiamo tanti pezzi già impegnati come territorio, parlo dei tetti degli stabilimenti, dei tetti delle abitazioni, delle strade, ci sono tantissimi posti dove fare politica seria anche sulla installazione di impianti fotovoltaici. Si potrebbe fare diversamente da quella più facile, come stanno facendo adesso, di metterla in un ettaro, 10 ettari, 60 ettari, bello per terra, tranquillo, e così è facile. Insomma, questo lo dobbiamo evitare noi ad Aprilia, perché noi ci dobbiamo tutelare per far sì che nel nostro territorio ciò non avvenga, e quindi il piano energetico andava fatto prima, però insomma ecco, come diceva Vittorio prima, che mi ha anticipato un po' su tutti i punti, perché poi sicuramente toccano tutti quanti noi, alcune cose vengono ripetute perché è importante proprio per il territorio, il piano della mobilità sostenibile, quindi questa non è una cosa da poco, ne parliamo sempre, poi ci troviamo con tante problematiche sulle strade, sulla città, gli accessi, quindi questo la città ne ha bisogno, perché è tanto tempo che non se ne parla di questo. Oltre a quello vegetazionale, perché io voglio ricordare a tutti i colleghi del Consiglio Comunale che noi ad Aprilia, proprio qui alle nostre spalle, appena dopo Vallelata, quindi Vallelata è a 1,5 chilometri dal centro abitato, subito dopo Vallelata, nel primo fosso, noi abbiamo più di 100 ettari di bosco dove va vincolato, va salvaguardato, quindi poi se c'è bisogno anche di immettere altre piante che vanno a completare magari qualche assenza di qualche cosa, ma è un polmone importantissimo per la nostra città e per le nostre generazioni, future generazioni, perché ormai le piante si tagliano, si bruciano in continuazione con gli incendi dolosi o non dolosi, e quindi vanno a distruggere ettari di vegetazione che sono fondamentali per una città di 80.000 abitanti oggi, ma da qui a 20 anni, se noi programmiamo bene una ripiantumazione o una salvaguardia di tutto quello che già abbiamo, sicuramente le prossime generazioni potranno godere di questi polmoni verdi che abbiamo a disposizione, quindi ecco di tutelarli. E come
ultima cosa, ma non per importanza, forse questa è una delle prime di importanza, come già altri colleghi, mi riferisco un po' a Boi, che è un amante di queste cose, un ricercatore di tutto, il piano archeologico, che la nostra città è piena, è veramente piena, perché poi mi ha appassionato questo argomento, mi sono dato un po' a documentare, e ci abbiamo tanta di quella roba che probabilmente è superiore al comune di Roma, quindi c'è una storia infinita sotto i nostri piedi, alcuni conosciuti, alcuni addirittura ancora segnalati ma sconosciuti, quindi è opportuno che si faccia un piano serio per poi ecco, far conoscere a tutta la città di quello che noi abbiamo, ma non solo alla città per iniziare, ma poi sarebbe opportuno ecco, arrivare proprio ad un museo e ad un percorso archeologico per completare l'operazione. Io ecco, volevo rispondere un attimino pure a Mauro Fioratti, che con tutta la sua esposizione, dove dice tante cose che sono reali, però non ritengo necessario sottolineare che ci vogliono 5-7 anni, il tempo che ci vuole, però quello che andava sottolineato è perché fino adesso nessuno ha voluto mettere le mani a una programmazione seria fatta in questa maniera. Oggi lo facciamo, lo stiamo facendo, e credo che bisogna dare atto a chi lo sta facendo, che si sta facendo un lavoro serio, e quindi se ci vorranno i tempi che ci vorranno, come qualcuno diceva, la regione per alcuni versi risponde velocemente, per altri versi impiega 7 anni. Beh, questo noi dobbiamo fare, di stare col fiato sul collo a questi dirigenti regionali, e abbiamo già avuto, credo, in un caso una risposta veloce, perché se si lavora seriamente e c'è la costanza di seguire gli atti che si portano in regione, si può tornare anche con risultati positivi, e questo l'architetto Ferraro penso che ne ha conoscenza di tutti questi passaggi, con i personaggi, i dirigenti della regione, che se si porta la presenza spessa negli uffici regionali, i risultati arrivano. Pertanto io dico che questo atto è fondamentale per completare ecco, quella programmazione che era stata fatta con la variante salvaguardia, con la perequazione, è un'altra cosa molto importante. Se portiamo ecco, il risultato anche dei print in questa giornata, insieme a questo che stiamo discutendo, sicuramente la città si doterà degli strumenti necessari per poter velocizzare e mettere in sicurezza un territorio. Per il momento io mi fermo, poi magari ci riserviamo sull'altro punto di fare un altro intervento. Grazie Presidente. A lei, consigliere Petito. Si è prenotato il consigliere Lapegna. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ho ascoltato con attenzione. Noi siamo un po', innanzitutto, una premessa immediata, che il nostro gruppo ci ha sempre trovato allineati nella salvaguardia del territorio. A livello regionale abbiamo presentato per i nostri consigli regionali ciò che andava fatto. Abbiamo preso sempre posizioni molto chiare, specifiche e dirette contro quello che sono gli scempi che vanno a deturpare sotto tutti i punti di vista l'aspetto territoriale, quindi per la salvaguardia, scusate la voce, ancora sono rovinato, e per una nuova dimensione della qualità urbana, come recita l'ordine del giorno di Enno. Sotto invece un altro punto di vista siamo un po' diciamo una voce fuori dal coro, quindi ho voluto fare una premessa che è quella che è allineata in grandi linee al 90% di quanto hanno già affermato i consiglieri. Alcuni consiglieri hanno fatto una bella disamina anche storica di quello che è il nostro territorio, disamina anche tecniche da parte di altri consiglieri, i tempi o meno sono tempi quelli politici, sono termini temporali che nessuno di noi
sa che con una bacchetta magica ci si può arrivare subito, però esistono quei tempi e ci dobbiamo adeguare. Dico voce fuori dal coro perché questo è comunque, quando si citano le linee guida per completamento attività, pianificazione dei provvedimenti necessari alla ripresa economica di Aprilia, lo riteniamo abbastanza ampio come termine, come giusto forse da parte vostra nella quasi totalità dei propri interventi hanno mostrato. Noi riteniamo invece che questo comunque porti a quello che può essere poi una programmazione non soltanto di una valutazione di impatto ambientale, che noi ci troveremo sempre a fianco o alla maggioranza o opposizione che sia su questi temi, però nel caso specifico verso una variante generale, perché l'intervento tecnico di Fioratti, chi meglio di lui, favorevole, ma non solo perplessità che lui ha espresso nei tempi, come lo possiamo esprimere noi, ma noi invece dall'altra parte abbiamo perplessità circa il percorso che possa poi intraprendere verso la variante generale, che credo sia un tema da affrontare in qualche altra, non seduta come dico, come commissione, perché si è congiunta commissione urbanistica ambiente, più volte ho ribadito il concetto della presenza, ma non per questo non ci troviamo allineati per la salvaguardia dell'ambiente. Ma la direzione che può prendere anche questo indirizzo con questa delibera di stamattina ci ha un po' fatto ragionare e frenare, sicuramente non, e vale come dichiarazione di voto, in un voto contrario, perché sarebbe anche l'antitesi di quello che io ho detto in premessa, ma confrontandoci tra noi e con anche i nostri tecnici riteniamo di votare l'astensione, quindi astenendoci nel votare favorevolmente a questa delibera, e poi il percorso per votare favorevole, il percorso per approfondire, credo meglio, sta tematica, perché nei vari discorsi e nei vari dialoghi con i consiglieri questa delibera è stata affrontata sì in modo specifico, ma si è andati direttamente sulla sola salvaguardia dell'ambiente, senza toccare, forse ho compreso male, anche la parte meramente urbanistica, che va a toccare non soltanto l'ambiente, perché quando si parla poi di ambiente si parla della velocità con cui la regione vergognosamente approva o meno determini dirigenziali o altro, che per noi non è sicuramente salvaguardare l'ambiente, siamo tutti a fianco a questa tematica, quindi siamo tutti favorevoli affinché non venga deturpato il nostro territorio. Ma si sta andando talmente verso un lato, sembra quasi, al nostro modo di vedere, indirizzata più verso quello che è una disciplina ambientale, ma si perde di vista quello che è urbanistica, quello che poi andrà verso una variante generale. Quindi è questa, diciamo, un percorso, è questo un po' un percorso che ci vede un po' da ancora ragionatori. Ci saranno modi e termini per ritornarci sicuramente in altri consigli comunali, dove la materia non è solo incanalata verso la salvaguardia dell'ambiente, lo stoccaggio dei rifiuti, come hanno detto alcuni consiglieri, e dove, ripeto, così almeno chi non ha udito lo ascolta, chiedo scusa, sa che noi siamo comunque contrari a qualsiasi forma di deturpazione del nostro territorio. Mi è piaciuto l'intervento di Petito, lo trovo, e ci troviamo concordi, come quelle di Alessandra, di Vittorio, con la storia che sta portando anche un retaggio culturale storico della salvaguardia del nostro territorio. Però si è andati forse, a nostro avviso, oltre quello che poi è l'altro lato, che è quello urbanistico. Ed è per questo che riteniamo di astenerci oggi, per poi programmare successivamente, avremo modo e tempo, per affrontare la tematica specifica, che non è solo questa linea guida, perché è molto generica, di salvaguardia ambiente, ma c'è anche dall'altra parte quella urbanistica, che a noi
comunque interessa, non in modo secondario ma parallela a quella che è oggi la discussione. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, consigliere La Pegna. Mi sembra che non ci sono prenotazioni. Allora, io nel frattempo comunico che si è unito alla riunione anche il consigliere Marco Moroni. Mi dà conferma, consigliere, per favore? Buongiorno, presidente. Bene. Mi sente, presidente? Sì, chi è? Marco Moroni, buongiorno. Sì, sì, ho sentito che sei presente. Allora, non ci sono interventi. Possiamo partire per la votazione. Allora, io nel frattempo avviso il sindaco che è in audizione, che partiamo con la votazione, così si può esprimere anche lui relativamente al punto all'ordine del giorno, visto che è in audizione con la commissione in regione. È passato da 82 euro per tonnellata a 146 euro, e quello che sta succedendo su lui lo sta succedendo la stessa cosa. Io ho visto Allora procediamo alla votazione. A 195 euro a tonnellata, quando in questo momento i comuni che conferiscono a chi terra, almeno lui, ma insomma mi conferma anche il presidente Bonfigli e via di seguito, scusate perché c'ho anche il consiglio comunale in corso, Gianlucchi, sì, sì. Senza matti mi volevo. Senti. Di sì, di sì. Non ho sentito collegato Gianlucchi. Gianlucchi. Sì. Mi senti? Sì, sì, sentito, a posto. Sì. Cola. Sì. Di Marcantonio. Sì. Fioratti. Sì. Moroni. Sì. Bortolomeotti. Sì. Lombardi. Sì. Ruberti. Sì. Petito. Sì. Iaco Angeli. Sì. Diamanti. Diamanti. Assente. De Maio, sì. Marchitti. Sì. Di Leonardo. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Sì. Vulcano. Vulcano. Assente. Boi. Boi. Presidente. Sì. Mi è caduta la linea, ma il voto è passato alla mia posizione. Io l'ho chiamata, consigliere Vulcano, forse non sentiva. Ripeto, no, allora, prima di voi, Domenico Vulcano. Sì. Grazie. Boi. Non c'è. Assente. Renzi. Astenuta. La Pegna. Astenuto.
Lazzarini. Sì. Grammatico. Astenuto. Giusfredi. Sì. Zingaretti. Sì. Giovannini. Sì. Consigliere Vulcano, per fuori il microfono, grazie. Il voto l'hai preso, presidente? Sì, va bene? Sì, l'abbiamo sentito, va bene, però spenga il microfono adesso, grazie. Grazie. Con 19 voti favorevoli, 3 astenuti, il punto all'ordine del giorno è approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Individuazione dei criteri per la valutazione dei print presentati presso il Comune di Aprilia, atto di indirizzo. Illustra il punto all'ordine del giorno l'assessore Codispodi. Prego, assessore. Ok, allora eccoci di nuovo qui, presidente, sindaco, consiglieri e assessori. Questa delibera che abbiamo definito individuazione dei criteri per la valutazione dei print presentati presso il Comune di Aprilia, atto di indirizzo, è in realtà, diciamo, una delibera di tipo regolamentare, nel senso che si pone correttamente volontà di valutare, di interpretare e di eventualmente condividere diverse proposte che sono state presentate nel tempo presso gli uffici comunali di Aprilia e che sono riferibili alle attività a sinergia pubblico-privata. Sono proposte presentate, si parla quindi di proposte presentate da privati in ottemperanza alle regole del piano regolatore e non solo, perché in alcuni casi sono previste anche le richieste di variante, che fanno parte di un percorso lungo che appunto nel tempo ha determinato una sorta di archivio di ponderoso, diciamo, dossier di proposte presso gli uffici dell'assessorato. Che cosa ci spinge a portare in aula questa delibera, ripeto, di tipo regolamentare, ma non solo? La necessità di qualche modo relazionare tutto l'apparato progettuale, pianificatorio e programmatorio che abbiamo illustrato nelle delibere, l'ultima delle quali oggi abbiamo prodotto nel tempo, per ridare luce e vitalità alle previsioni migliori, più positive, più propositive, più anche dal punto di vista economico più stimolanti, che determinano appunto il complesso di regole degli atti di pianificazione di questa città. Come si inquadra questo tema regolamentare rispetto al tema più generale? Beh, intanto tenete conto che l'offerta di progetti che deve arrivare sul tavolo dell'amministrazione deve essere a questo punto chiaramente congruente con il complessivo impianto della pianificazione che abbiamo disegnato assieme al Consiglio Comunale. Questo è un primo dato, tant'è che nella delibera vengono richiamati in toto tutte le indicazioni, gli indirizzi che sono contenute nella delibera che abbiamo approvato pochi minuti fa e danno un quadro di indicazioni alle quali poi gli uffici, la direzione, in particolare sotto la guida di Paolo Ferraro, dovrà fare, valere nell'atto della valutazione di questi progetti.
Abbiamo peraltro nel corso delle nostre attività approvato una delibera che è quella che abbiamo definito di perequazione, che proprio in materia di sinergie pubblico-privati ha offerto all'amministrazione la possibilità di interpretare le norme e le regole per restituire un maggior peso ponderale delle risorse, un aumento delle risorse che sono in entrata rispetto alle proposte che vengono portate avanti dai privati. Tutto questo ragionamento serve per dire che applicare sinerie, il criterio valutativo a dei ponderosi quantitativi di domande che sono state presentate appare in primo luogo, per questo poi su questo aspetto e su altri chiedo poi a Paolo Ferraro di intervenire, appare diciamo un onere che l'amministrazione nella nostra situazione di limitazione di risorse, diciamo di forti limiti di risorse umane e professionali, non si può permettere di fare. Si tratta in molti casi di progetti che sono stati presentati alcuni molti anni fa, per cui l'idea era quella di costruire un percorso normativo regolamentare sulla base degli indirizzi che appunto il Consiglio fornisce oggi per dare modo alla direzione di emanare un bando, una sorta di bando, per spiegherà meglio Paolo Ferraro, che ci permetterà di capire se poi la proprietà dei progetti ritiene di dover, come dire, confermare la volontà di stare dentro a questo quadro generale che noi stiamo disegnando, con le grandi opportunità che questo quadro generale in ogni caso individua, o seppure, essendo passati degli anni e non essendo arrivate le risposte dell'amministrazione per varie ragioni che non so più esaminare, queste domande, queste richieste diciamo hanno fatto il loro tempo, per cui non vengono più confermate. Ecco, questa è un po' la sostanza. Quello che mi interessa ribadire, perché credo che faccia parte delle attività che abbiamo portato avanti fino ad oggi, è che il nostro quadro di competenze, di valori, di determinazione, di esame, di valutazione dei progetti non è un quadro che diciamo si concretizza in fatti astratti, ma si concretizza sulla base di regole, di valutazioni, di programmazioni, di contenuti che abbiamo descritto nel corso di questi mesi e che ci permettono di guardare serenamente a qualsiasi tipo di proposta senza rischiare di scadere, diciamo, nell'interpretazione troppo soggettiva, in ragionamenti di parte che molto spesso esulano dalle competenze che gli assessorati e gli uffici degli assessorati debbono esprimere. Quindi non un'operazione neutra in senso assoluto, perché poi chiaramente gli orientamenti che noi diamo in questo momento sono orientamenti molto chiari e quindi abbastanza definiti nella sostanza e nei contenuti, e l'abbiamo ribadito più volte, per cui non le ripeto più, ma sicuramente un corpo, diciamo, di regole che aiutano gli imprenditori a fare le proposte e sostanzialmente permettono all'amministrazione pubblica di Aprilia di fare tesoro, diciamo, del sedimento di contenuti che abbiamo proposto in questi mesi e di dare le risposte positive ai progetti che hanno una loro validità. Io avrei finito con l'introduzione, chiedo magari a Paolo Ferrato, insomma, se vuole aggiungere delle cose. Grazie assessore Codispoli. L'assessore ha già illustrato in modo corretto i contenuti della delibera. L'unica cosa che posso aggiungere è che, avendo molti progetti anche da svariati anni, non sappiamo se, diciamo, i richiedenti sono ancora nelle stesse sedi, eccetera. Per cui riteniamo di rendere noto il contenuto della delibera con un avviso. Quindi ci sarà, appena la delibera sarà esecutiva, verrà appunto pubblicato un avviso per capire dei print giacenti presso gli uffici, quanti di questi
tanto hanno ancora loro motivo di hanno ancora interesse a essere portati avanti e quindi invitiamo i richiedenti a formalizzare queste volontà. Tutto qui. Grazie, dottor Ferraro. Non vedo prenotazioni. I due canonici 30 secondi, così comunichiamo di nuovo al sindaco che siamo in votazione, visto che lui è sempre in linea con la regione, e poi passiamo alla votazione. Sì, perché no, ottimizzare in futuro, mano a mano che i comuni Terra possono aderire, sì, liberandosi da contratti che non essere. Zanlucchi. Sì. Cola. Sì. Di Marcantonio. Sì. Fioratti. Fioratti. Sì. Scusami, stavo distratto. Prego, prego. Sì, sì, grazie. Moroni. Sì. Bortola Menotti. Sì. Lombardi. Sì. Ruberti. Sì. Petito. Sì. Iago Angeli. Sì. Iago Angeli. Sì, sì. Diamanti. Sì. De Maio, sì. Marchitti. Di Leonardo. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Sì. Vulcano. Vulcano. Assente. Boi. Assente. Renzi. Renzi. Assente. La Pegna. La Pegna. Assente. Lazzarini. Sì. Grammatico. Grammatico. Assente. Giusfredi. Sì. Zingaretti. Sì. Giovannini. Sì. Diciannove presenti, 19 favorevoli. Il punto all'ordine del giorno è approvato. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative afferenti violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze sindacali e dirigenziali. Espone il punto all'ordine del giorno l'assessore Biolcati. Prego, assessore, ne ha facoltà. Grazie, presidente. Buongiorno a tutti. Allora, oggi presentiamo e portiamo appunto questo regolamento comunale che è stato oggetto di una commissione consiliare
che insomma con molta soddisfazione a gran favore da parte di tutti i membri della commissione, i commissari, è stato accolto favorevolmente, diciamo così. Questo regolamento nasce da un'esigenza, sono stati intensificati molto i controlli sul nostro territorio, perché purtroppo il nostro territorio è preso un po' d'assalto rispetto a diverse questioni e problematiche, e l'amministrazione ha intensificato i controlli per cercare di risolvere alcune questioni o comunque di limitare insomma alcune problematiche che ci sono, e dall'intensificazione di questi controlli sono emerse delle difficoltà che ci hanno portato a fare la valutazione politica, e poi supportata insomma dai dirigenti, dagli uffici, dal settore, che necessitava assolutamente redigere un regolamento di questo tipo, perché c'è una legge, la 689 del 1981, che appunto legifera in merito alle sanzioni e quant'altro, però spesso anche questa legge richiama o riporta poi a dei regolamenti locali, a dei regolamenti comunali o rispettivi di ogni ente interessato, e noi non avevamo in tal senso questo regolamento. È stato molto importante redigerlo e scriverlo, insomma, e lavorarci affinché si potessero disciplinare le modalità di accertamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi appunto di questa legge, che comunque getta le basi, violazioni di regolamenti, di ordinanze sindacali e dirigenziali, e tutte queste sanzioni per le quali, diciamo così, è competente l'amministrazione comunale, sono di competenza appunto del comune stesso. Io allora non so se vi propongo di evitare di leggervi tutti gli articoli, almeno in commissione così si è stabilito di procedere, nel senso che tutti avevano avuto gli atti, tutti ve li siete letti. Io magari passerei, diciamo così, a dire qualcosa, che le cose più importanti rispetto a questo regolamento. Questo regolamento è importante perché forse l'articolo 14 è uno tra i più importanti di tutto il regolamento, perché l'articolo 14 dice: criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative e peculiarità connesse alla recidiva. Allora, uno dei problemi principali che riscontravamo laddove si facevano dei sopralluoghi e c'erano dei casi magari particolarmente gravi o di recidività rispetto ad alcune problematiche, noi eravamo in difficoltà anche nell'emettere una sanzione amministrativa, se non la minima, perché non avendo questo regolamento chi di competenza che doveva emettere una sanzione non è che poteva stabilire in maniera discrezionale o soggettiva quale dovesse o potesse essere il tipo di sanzione applicata, l'entità, la somma e quant'altro. Quindi, in virtù di queste cose, a volte anche un atto più grave o ripetuto e recidivo nel tempo, purtroppo non poteva essere, diciamo così, punito o comunque sanzionato in termini un pochino più pesanti, perché appunto è difficile poi che un dirigente discrezionalmente possa stabilire alcuni criteri, no? Quindi ci siamo dotati di questo regolamento, che stabilisce un importo minimo, un importo massimo, un criterio di raddoppio laddove ci sia un caso di recidività che possa creare problemi. E questo ci permetterà di essere più capillari, di essere più precisi, di essere più presenti, insomma, sicuramente l'obiettivo finale sarà quello di cercare di limitare gli illeciti, insomma, sul nostro territorio, gli illeciti dovuti al fatto che potendoci permettere di avere un atteggiamento o comunque delle punizioni adeguate, l'obiettivo è quello che
chi solitamente commette l'illecito magari si trovi o decida di diventare virtuoso. Ecco, è chiaro che tutto quanto è sempre finalizzato a migliorare e a perfezionare il nostro territorio. Allora, diciamo, un'altra cosa importante è quella che fino all'emissione della sanzione, diciamo così, cioè il dirigente competente del settore dell'area che segue il tutto. Qualora si verifichi il mancato pagamento però di questa sanzione, si trasmette tutto il fascicolo al funzionario responsabile della riscossione, il quale poi procederà per come norma di legge per la riscossione coattiva e quant'altro. Quindi diciamo che il dirigente del settore competente, la sanzione accertata arriva fino alla determina di impugnazione, dopodiché se non è pagata si passa di qualsiasi settore sia questa sanzione, si passa al funzionario responsabile che si occuperà appunto della riscossione di quest'atto. In commissione consigliare è giunto una proposta che si è trasformata nell'articolo 19 bis di questo regolamento, ovvero ve la vado a leggere perché è stata un'aggiunta rispetto a quanto proposto nella commissione consiliare, quindi insomma mi fa piacere dedicarci un minuto. I singoli regolamenti comunali, fatte salve le decisioni assunte in sede di bilancio, potranno prevedere l'istituzione di appositi capitoli di entrata dalle sanzioni riscosse e la loro destinazione di utilizzo finale a beneficio della collettività per opere di prevenzione, educazione e sensibilizzazione della cittadinanza. Questo è il contributo portato dalla Commissione che è stato recepito e quindi aggiunto nella stesura finale di questo regolamento che portiamo oggi in Commissione consigliare. Inutile dire quanto sia importante questo strumento, ve l'ho accennato in premessa, è uno strumento che sicuramente ci permetterà di lavorare meglio, di lavorare con più contezza, di essere sicuramente più precisi e speriamo anche più incisivi rispetto a quella parte di cittadinanza che ahimè purtroppo è spesso soggetta a commettere degli illeciti. Io penso che era un gap così che aveva il nostro comune. Questo è un lavoro frutto sicuramente di più settori. Diciamo, oggi mi trovo io a presentarlo perché è stata un'idea emersa dal settore ambiente, diciamo così, perché appunto avendo intensificato tutta una serie di controlli ci siamo trovati spesso in difficoltà in tal senso. Ma dato che le sanzioni amministrative riguardano tutti i settori dell'ente, c'è stata una condivisione con tutti i dirigenti, con il comandante dei vigili, della polizia locale, quindi è frutto di un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, tutti i dirigenti, affinché ognuno di loro potesse apportare delle specifiche rispetto al proprio settore di competenza, che chiaramente conosce meglio di tutti gli altri. Quindi lo possiamo definire un lavoro veramente di squadra intersettoriale, diciamo assessorile proprio. E niente, io per ora, presidente, mi fermo qui, poi se ci sono domande siamo a disposizione per rispondere. È presente nella stanza accanto anche l'architetto Paccosi, il dirigente del settore ambiente che ha contribuito insomma alla redazione di questo regolamento, quindi se ci sono domande ci possiamo avvalere anche del suo supporto, basta che me lo dite, lo vado a e arriva subito. Grazie a lei, assessore Bioccati. Nelle prenotazioni vedo che ha chiesto la parola il consigliere Lombardi. Prego consigliere, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, sì, sarò molto telegrafica, però ci tenevo a portare la testimonianza della necessità di questo regolamento e credo che sia un atto di, oltre che operativo, per rendere gli uffici molto più operativi nell'ambito delle, dei controlli, anche un atto di giustizia nei confronti dei cittadini onesti che non commettono illeciti. Perché viene stabilita anche una progressione delle sanzioni per chi reitera lo stesso tipo di reato, perché purtroppo quando io mi sono trovata insomma a rivestire al posto insomma di Michela precedentemente c'era questo problema ad esempio sui lotti incolti in cui c'erano delle persone che proprio abitualmente non si occupavano della pulizia dell'orto del loro lotto, pagavano questa sanzione, a volte sì a volte no, dopodiché continuavano come se pagare la sanzione fosse un modo per poi non doversi occupare del loro lotto. Invece qui si stabilisce intanto una progressione, per cui se continua a reiterare la sanzione aumenta, e questo credo che sia fondamentale e importantissimo. E poi è scritto nero su bianco quello che sarebbe stato logico, ma evidentemente non lo era, cioè il fatto che comunque c'è l'obbligo di ripristino dello Stato, dei luoghi. Quindi non è che una cosa fa salva l'altra, era uno strumento assolutamente necessario, quindi gli uffici hanno fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda l'introduzione dell'articolo 19 bis, lascio l'intervento sicuramente a Federico Cola, con il quale insomma c'è stata questa collaborazione, io amo chiamarlo il mio compagno di banco con molto orgoglio, perché effettivamente c'è una bella sinergia, anche per prossimità fisica, almeno quando siamo in presenza, quindi anticipo il voto della rete dei cittadini che sarà assolutamente favorevole. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Lombardi, si è prenotato il consigliere Zingaretti. Prego consigliere, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Sindaco, Assessori e colleghi consiglieri. Allora sì, intervengo come dichiarazione di voto. Consiglieri, le devo chiedere sì. Di avvicinarsi un pochettino o alzare. Mi sente meglio adesso, Presidente? Poco. Un attimo. Ecco, ora bene. Qua dovrebbe sentirsi meglio. Prego. Ok, grazie, Presidente. Dicevo, intervengo come dichiarazione di voto. Allora, innanzitutto, come diceva l'assessore all'inizio, questa è una tematica molto delicata perché bisogna sempre trovare il giusto equilibrio tra l'essere intransigenti ma allo stesso tempo diciamo essere comprensivi e empatici con quelle che sono le situazioni particolari che molto spesso si riscontrano quando si parla di sanzioni amministrative. Allora è chiaro che questo regolamento è uno strumento importante che permetterà all'ente di accertare in maniera sicura ed efficace le violazioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e dirigenziali ed è per alcuni settori un lavoro veramente fondamentale, ad esempio nell'ambito del settore ambiente. Quindi andiamo a coprire quella che era una grande mancanza in termini di regolamento, in termini di materiale per il nostro ente, di questo ne va ringraziato ecco, il lavoro in sinergia tra gli uffici del settore e la polizia locale, un lavoro in sinergia che ha prodotto un testo veramente importante, dettagliato, che appunto a nostro parere, per questo che esprimeremo un voto favorevole, sarà un testo che andrà pienamente a rispettare ciò che dicevo all'inizio, ossia trovare quel giusto equilibrio tra l'intransigenza e la comprensione in questo aspetto veramente, veramente delicato. Quindi ecco, senza dilungarmi oltre, ribadisco il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Zingaretti. Si è prenotato il consigliere Cola. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Grazie, Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consigliere e consiglieri. Ringrazio per le parole di stima anche della collega Lombardi. Innanzitutto faccio i miei complimenti, li rinnovo qui in Consiglio, come ho già precedentemente fatto in Commissione, per il lavoro di questo regolamento, quindi un ringraziamento agli uffici, all'assessore. È un regolamento che nasce sulla base della legge della 689 dell'81, una sua legge madre, che però va a disciplinare in maniera più specifica e più capillare quelle che sono poi le diverse fattispecie che nel territorio comunale incontriamo più spesso. Ecco, la consigliera Lombardi faceva
citava l'esempio dei terreni incolti, che soprattutto nelle campagne, nelle periferie, costituisce un problema non da poco, e più delle volte io posso testimoniarlo anche su sollecito dei proprietari dei terreni. Bastava pagare una multa per, come dire, disfarsi del problema. Invece, ecco, sotto questo punto di vista mi sento particolarmente felice, perché vivendo in campagna conosco bene il problema, e questo è uno strumento in più che ha il comune, di cui si dota il comune per poter combattere queste situazioni. Ringrazio anche il capo della polizia locale, il dottor Gian Antonio, che è intervenuto in commissione e ci ha potuto dare delle specifiche, ci ha delucidato su taluni aspetti, anche per quanto riguarda la questione delle notifiche ai trasgressori. È un regolamento, come dicevo, ben fatto, e soprattutto plaudo per la massima condivisione che c'è stata in commissione per l'introduzione di quella norma di cui parlava l'assessore, la consigliera prima di me, dell'articolo 19 bis. In questo modo si cerca di trovare una quadra tra il trasgressore e la comunità stessa, in una sorta di binomio, in realtà, come deve sempre sussistere. C'è chi trasgredisce, e da quella trasgressione, da quel disvalore prodotto dal trasgressore, ne deve beneficiare solo la comunità, che sia attraverso campagne, attraverso progetti qualificati, qualificanti, attraverso quelle opere di sensibilizzazione, di educazione e di prevenzione che possano restituire alla collettività il mal tolto. Quindi sarà necessario poi in specifica attuare dei regolamenti, magari per ciascun settore, come la norma prevede, in modo che ciascun settore possa in qualche modo utilizzare quei fondi che deriveranno dalla riscossione delle sanzioni per poter dare alla collettività qualcosa che la collettività ha perso, sotto qualsiasi forma, che sia, ecco, la fattispecie di un dovere che non è stato assolto, come il taglio dell'erba del proprio campo, oppure situazioni che si sono verificate, come lo sfregio di alcuni murales sulle cabine telefoniche, di cui si è sentito parlare ultimamente. Ecco, tutte queste situazioni oggi non solo troveranno un più compiuto ristoro con questo regolamento, ma si cercherà con lo stesso in futuro di prevenirlo. E prevenirlo come? Tramite sensibilizzazione, tramite fatti concreti che possono portare la collettività in primo luogo anche il trasgressore a dire: bene, io ho trasgredito, ma la collettività in questo modo ne riesce risollevata, ne riesce ristorata. Quindi sono ben felice, ringrazio ancora tutti gli uffici per il lavoro svolto, la commissione, ricordando che comunque all'interno del regolamento si specifica le voci dei proventi entreranno sempre nell'ambito del bilancio comunale, chiaramente, quindi non si va oltre quel perimetro delineato nel bilancio. E dichiaro anche quindi voto favorevole per la nostra lista, per l'approvazione. Grazie Presidente, e grazie a tutti. Grazie a lei, consigliere Cola. Ha chiesto la parola la consigliera Ilaria Iago Angeli. Prego, consigliera, ne ha facoltà. Buongiorno Presidente, colleghi tutti, grazie per la parola, gentile Presidente, Sindaco, consiglieri, assessori. Ovviamente questo regolamento ha un carattere molto complesso. In primo luogo ne sottolineo l'importanza nel trovare attraverso questo regolamento applicazione per tutte le sanzioni che riguardano il territorio. E ci arriviamo dall'ambiente perché siamo attenti alla tutela del nostro territorio, e quindi io ringrazio in maniera particolare l'assessorato ambiente, gli uffici e tutti coloro, e tutti gli uffici ovviamente della nostra amministrazione, che hanno potuto comunque collaborare alla stesura di questo testo, che ha accolto in commissione pareri favorevoli rispetto a delle linee guida, rispetto a dei punti che sono stati discussi, in cui ognuno di noi in fase di commissione ha potuto cercare di approfondire meglio le tematiche, approfondire meglio, insomma, tutti i punti che questo regolamento determina. Ovviamente ringrazio anche il dirigente Paccosi, che si è prestato, insomma, nelle varie spiegazioni di queste domande che sono state volte in sede di commissione, e l'assessore Biolcati, che ha cercato di far arrivare un messaggio abbastanza chiaro sulla necessità di trovare accoglimento rispetto alla stesura di questo testo.
è normale che le due parole, cioè punire e sanzionare, sono termini negativi. Però qui che cosa c'è in questo regolamento? Un richiamo all'etica e alla moralità, un richiamo alla responsabilità individuale, quindi un regolamento che serva ad essere, a funzionare come deterrente a compiere atti delinquenziali. Sono stati citati fenomeni stagionali come il tema del lotto incolto, per esempio, e io tengo a specificare che questo gruppo politico di cui faccio parte in maniera particolare vede molti di noi abitare in periferia, e come altri ovviamente consiglieri di questo consiglio, e ha molto a cuore il tema delle periferie, che non sono mai subalterne alla città intesa proprio come soggetto di cui trattare. Quindi questo regolamento serve, a mio avviso, ad attuare uno slancio dei singoli cittadini che si possano dimostrare più attaccati alla difesa del proprio territorio, al territorio apriliano in cui vivono, che serva per far capire che le sanzioni vengono applicate dall'amministrazione o comunque da chi andrà a monitorare e a sorvegliare le nostre attività di cittadini, proprio affinché queste non si possano più ripetere, perché c'è bisogno di rispettare il territorio dove si abita, ma serve anche, e quindi mi auguro che sia efficace ed utile, nel procedere a passo svelto per punire chi questo rispetto non lo dimostra a discapito della società civile. E quindi dico meglio, ben venga un regolamento che determini tutta una serie di sanzioni affinché il cittadino comprenda che la sanzione arriva come maniera ultima per punire un atto che la stessa amministrazione, la stessa società civile non vorrebbe auspicare, ma che sia però utile e attuativo e quindi efficace nella distinzione tra chi continua a delinquere senza la dimostrazione di un attaccamento al proprio territorio e quindi al rispetto dello stesso e del territorio in cui abita, a discapito quindi della società civile. Quindi io mi congratulo ancora per la formulazione di questo testo ed ovviamente, insomma, non posso che far altro che ribadire i complimenti per quest'atto. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere, per l'intervento. Ho visto la relazione del consigliere Lavinia. Prego consigliere, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, nell'apertura l'assessore Bioccati ha fatto specifico riferimento a quello che è la 689 dell'81, che è quella che stabilisce, diciamo, la depenalizzazione dei reati penali in amministrativi in alcuni casi specifici. Questo regolamento va in quella direzione, quindi ben hanno fatto a sviluppare questo regolamento prendendo a base la 689 dell'81. Tra l'altro, nei vari passaggi dei consiglieri ho ascoltato con molta attenzione, come gruppo immediatamente affermiamo la bontà del progetto e chiaramente il voto favorevole a questo regolamento. Un paio di considerazioni vanno fatte. La 689 dell'81, quando è stata modificata, ha lasciato intatti alcuni passaggi che, seppur passando in attività in sanzioni amministrative, in alcuni casi specifici rimane una sanzione penale. Nei casi presi in esame, e sono ricorrenti soprattutto nella salvaguardia del territorio, come hanno detto già i colleghi consiglieri, vanno in quella direzione, quindi depenalizzati. Io un riferimento lo volevo fare, anche perché la 689 dell'81 mi avvalevo moltissimo dell'attività lavorativa della 689 dell'81, e tra l'altro in alcuni passaggi, non mi ricordo quale collega ha parlato di reiterazione, ricordo
perfettamente nel momento in cui facevo attività di servizio, l'8 bis proprio della legge della 79 della 689 dell'81 parla di reiterazione della violazione, con un articolo 8 bis aggiunto all'8 infatti 94 di un decreto legislativo del 99, il 507, quando parla di reiterazione e parla di quinquennio. Io adesso sotto mano non ho avuto la possibilità di esaminare dettagliatamente il regolamento, ma credo che il dirigente presente poi me lo saprà sicuramente affermare, abbia lavorato fianco a fianco con il comandante della polizia locale, anche gli avvocati, quindi credo avranno preso in esame anche questo passaggio, no? Quando si parla di reiterazione, quando nei 5 anni successivi a quella commissione di una violazione sempre amministrativa, ma accertata con un provvedimento esecutivo, ed è qui che io poi punto un attimino, non il dito perché sono contento del regolamento, ma nei tempi, effettivamente ritorniamo sempre nei tempi in cui poi viene applicata e contestata e non solo accertata la violazione. Quindi se lo stesso soggetto commette un'altra violazione, sempre della stessa indole, nella commissione della violazione amministrativa dei 5 anni, quindi nel quinquennio vengono poi accertate con un unico provvedimento esecutivo. Questo proprio è stato stampato nella mia mente per il lavoro, e quindi ritengo, magari se mi danno anche una risposta velocissima a questo punto che riguarda proprio la reiterazione delle violazioni, e alla stessa stregua quando si parla delle disposizioni che prevedono queste sanzioni amministrative quando ci sono più violazioni della stessa disposizione. In questo caso era prevista nell'articolo 8 con la punizione della violazione più grave, aumentandone fino al triplo della sua portata. Questo magari è più semplice forse nella discussione per gli avvocati presenti, però ci tenevo a rappresentare questi due passaggi che ritengono siano fondamentali. Vero è che il regolamento comunale adottato è molto importante, fatto molto bene, ma è vero è che in alcune circostanze la legge madre, che è la 689 dell'81 e che è l'articolo 94 del decreto legislativo 507 del 99, non possono essere in molti casi, e io credo non possano essere bypassati. Quindi come poi noi troveremo applicazione in quel tipo di intervento di sanzioni amministrative che andremo poi a combinare. Fatto salvo tutto questo, si trova pienamente d'accordo, in linea anche con l'ultimo suggerimento che in commissione è stato supportato da colleghi, circa il reinvestimento di questi incassi di sanzioni amministrative che vanno indirizzate sicuramente, ha fatto bene Violcati, modificare quella parte dove, anzi aggiungere alla parte del regolamento quello dell'incasso e quindi della devoluzione di questi incassi sicuramente situazioni che possono servire non solo all'amministrazione ma anche al territorio, quindi indirizzati e finalizzati in questo senso. Quindi io finisco qui l'intervento, poi se il dirigente ritiene di darmi una risposta in questo, ne gli sarei grato. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lapegna. Credo che ha fatto richiamo alla legge nazionale, però a beneficio di tutti, visto che il dirigente Paccosi è qui con noi, in riferimento al discorso dei 5 anni, se lei gli fa la domanda proprio ben precisa, lui magari risponde. È in linea, quindi la sta ascoltando. Se gli rifà la domanda precisa, così almeno risponde. Grazie consigliere Lapegna, le ridò la parola, prego. Grazie, magari c'è un pochino più di pepe sulla discussione, però è importante. Prima si è parlato, Paccosi, della reiterazione delle violazioni, in questo caso nelle sanzioni amministrative. La reiterazione, il famoso 8 bis che citavo prima, della 689 dell'81, che è stato modificato nel 99, lo conosco bene perché, te ripeto, il mio vecchio lavoro non era sicuramente la passione per la politica, ma altro. Se lei lo prende, parla proprio di reiterazione. Quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, sempre accertata con provvedimento esecutivo in questo caso,
lo stesso medesimo soggetto può commettere un'altra violazione, sempre della stessa indole. Allora, questo è un caso specifico e inoltre aggiunge che la reiterazione c'è anche quando più violazioni della stessa specie o indole, chiamiamolo come ci pare, è commessa nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento esecutivo. Nel caso specifico, noi dal regolamento dove attingiamo quello che la legge madre, che non è altro l'8 bis della 689 dell'81 modificato, nel primo caso. Se poi mi risponde all'altro, le faccio la seconda domanda dopo. La ringrazio, l'ascolto, rimango in ascolto. Non sento bene, non ho capito qual è il passo. Dunque, siamo all'articolo 14, giusto? Sì, quando si parla di reiterazione nel regolamento, no? Sì, aspetti che lo cerco. Perché... Io non ce l'ho sotto mano, lo ricordo a memoria, quindi lei fa prima di me. Io ho il computer, ma non ho il caso, dovrei chiudere, aprire, non sono molto tecnico. Ah, ecco, qualora sussistono le ragioni accertate, secondo che si applica, non importa. Quando dice qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, ok, accertata secondo i criteri dell'articolo 8 bis della legge 689, sì, si applica un importo pari a pagamento in misura ridotta come determina l'articolo 8,1 maggiorata del 50%? Sì, perché va a cozzare, perché l'articolo 8 del disposto 689 dell'81 addirittura prevede il triplo. Cioè, quando parliamo che il soggetto viola diverse disposizioni che prevedono queste sanzioni amministrative e commette più violazioni della stessa disposizione, la sanzione prevista dalla legge madre viene condannata per una violazione più grave aumentata del triplo, non del 50%. Ecco perché le spiego questo, perché poi ci troviamo e mi sono trovato nella Guardia di Finanza in una contestazione, così capisce che io sto parlando per cognizione di causa, a confrontarmi con l'ex ufficio IVA, oggi Agenzia delle Entrate, che contestò questo tipo di sanzione. Non vorremmo trovarci magari oggi da politico in quella situazione. Tutto lì. Sì, sì, ma il riferimento alla 689 va benissimo. Sì. Però queste specifiche sui criteri di determinazione dell'entità delle sanzioni in caso di reiterazione, sì, sono molto più alte, perché non facciamo più riferimento alla 689, ma facciamo riferimento alle sanzioni previste dalle singole leggi. Le faccio l'esempio, cioè sì, nel caso di violazioni in materia ambientale, le sanzioni non sono quelle della 689. Certo. Quindi questo regolamento, cioè queste prescrizioni qui, si riferiscono alle sanzioni specifiche, non della legge della 689, ma delle singole leggi negli ambiti specifici di violazioni, cioè nel caso nostro, per esempio in quello ambientale, che ha delle sanzioni che sono molto alte. Assolutamente. Che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, quindi chiaramente questi punti qui li deve leggere in ragione della legge nazionale di riferimento e non della 689, almeno questo è la filosofia con cui è stato creato questo articolo. Quindi questo regolamento è mirato esclusivamente per quel tipo di sanzioni che abbracciano l'argomento che è ambiente, quindi noi ci limitiamo a quello. L'ambiente, ho fatto io riferimento all'ambiente, ma può essere anche ad altre norme specifiche come quelle del codice della strada o altre o urbanistico, no, dove ci, sì, sono dove la legge dà delle precise sanzioni che non sono quelle della 689, ovviamente. Quindi questo regolamento è stato fatto proprio per andare a individuare specificatamente come applicare senza discrezionalità quel range che ciascuna legge specifica della materia dà come sanzione nei casi di violazione. Nel caso nostro, per esempio quello dell'ambiente, per esempio per l'autorizzazione allo scarico, da 3.000 a 30.000. Quindi lì c'è una necessità di andare a creare attraverso questo regolamento dei parametri che il dirigente possa utilizzare nell'applicare quel range che prevede la legge specifica della materia. Sì, sì, va bene, ha mirato. Non so se sono stato chiaro. No, è stato chiaro. Chiaramente il Consiglio Comunale poi va avanti
e chiaramente se affrontiamo la tematica più specifica ci vorrebbe anche un po' più tempo. Ritengo, è stato molto esaustivo, però ritengo che lei ha puntato direttamente a quelli che sono i reati più gravi, con pene più gravi, che riguardano soprattutto l'ambiente, perché altri tipi di violazioni che non sono ambientali, ma sono diversi dall'ambiente, non sono tanto gravi da superare un triplo di una sanzione amministrativa. Però sarebbe troppo vasto come oggi argomentare io e lei, e non è magari nemmeno il momento, perché magari se fossi stato a fianco suo, magari lavorando anche insieme a lei e agli uffici, hanno fatto un ottimo egregio lavoro, forse avremmo raggiunto forse un obiettivo, secondo il mio modestissimo, nulla facente lavoro, forse avremmo raggiunto come dire, qualcosa in più rispetto a quello che poi è venuto fuori nel regolamento, perché lei giustamente, da dirigente, da persona oculata, da persona intelligente, è andato subito verso l'ambiente, dove i reati effettivamente hanno l'impennata di una sanzione amministrativa. È chiaro, in molte altre circostanze dove non sono solo ambientali, sarebbe più, e non in questo caso, pro reo quello della 689 dell'81 con le modifiche, così come recita quella del 99 con la modifica. Io purtroppo ho poca voce, quindi manco potrei affrontare troppo questo argomento, così come quando dice, e lei mi sovviene nella discussione, nei 5 anni, quando l'articolo 8 parla dei 5 anni successivi. In questo caso specifico mi rappresenta anche questo, così mi zittisco e ascolto con attenzione. Va bene, consigliere Lavegna. C'era, se non sbaglio, anche la seconda domanda voleva fare. Sì, del quinquennio, Pasquale, che chiedevo al dottore. Prego. Non so, devo rifare il... Forse non mi ha sentito il dottore, il dirigente. Nella reiterazione... Stava là che ti ascoltava, hai ripetuto in sostanza quello che avevi specificato. Solo questa, è solo questo. Il problema, no, mi scusi. Sì. No, vabbè, è ovvio che le ho già risposto prima, anche per il quinquennio il massimo edittale, ovviamente, ma è sempre riferito al all'ambiente, alla legge specifica che viene violata nella materia, e quindi chiaramente alle sanzioni che sono previste dalla legge. Quindi lei punta moltissimo a quelle che sono soprattutto quella ambientale, dove lì sa che c'è una maggiore incisività e negatività da parte del territorio apriliano, dove noi dobbiamo perseguire, perché su altri tipi di sanzioni o reati, tra virgolette, mi passi il termine, non abbiamo questo tipo di come dire, picco di sanzione. È molto, diciamo, intelligente, mirata, diciamo, la sua risposta. Ma va bene, non voglio alimentare il singolo settore, poi anche l'urbanistica, la legge urbanistica prevede sanzioni molto, molto elevate, il codice va della bene, strada. Va bene, dottore, va bene così, va bene così. Se no andremo avanti tutto il giorno, io e lei, lo assicuro. La ringrazio bene, comunque grazie dell'attenzione che mi ha posto, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Alle che va ti richiamiamo in servizio, Vincenzo, che facciamo la lavoro. Grazie, ma basta quello che ho fatto, ciao, grazie. Bene, non mi sembra che ci siano altri interventi. Possiamo passare alla votazione allora. Oggi è veramente no? Deciso cosa volete fare per impiazzare. Allora, passiamo alla votazione. Terra e Zanlucchi. Sì. Cola. Sì. Di Marcantonio. Sì. Fioratti. Sì. Moroni.
Presidente. Sì. Bortolomeotti. Sì. Lombardi. Sì. Ruberti. Sì. Petito. Sì. Iago Angeli. Sì. Diamanti. Sì. De Maio. Sì. Marchitti. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Vulcano. Sì. Boi. Assente. Renzi. Sì. Lavegna. Sì. Lazzarini. Sì. Grammatico. Sì. Giusfredi. Sì. Zingaretti. Sì. Pronto. Giovannini. Sì. Mi senti? Sì, sì, abbiamo sentito. 23 presenti, 23 presenti, 23 voti. Il punto all'ordine del giorno è stato approvato. Allora, è rimasta la mozione presentata ad inizio consiglio. Cedo la parola velocemente al consigliere Lombardi e poi passiamo eventualmente alla discussione o alla votazione. Consigliere Lombardi. Sì, grazie Presidente. Beh, io credo che una volta letta questa mozione non ci siano tantissime parole da aggiungere. Credo che chiunque di noi sia stato toccato da questo problema, amiche, sorelle, cugine, vicine di casa, colleghe di lavoro, io veramente in ogni categoria riesco a trovare qualcuno che purtroppo ha dovuto attraversare questo, questo incubo. E ogni volta la sensazione, credo di tutti, quella che prevale è la volontà di aiutare. Cosa posso fare per te? Chiedimi qualsiasi cosa. Beh, con questo tipo di iniziative abbiamo l'occasione tutti di fare qualcosa, nel senso che nel momento in cui partirà questo accordo quadro e verrà attivato il conto corrente, ognuno di noi avrà la possibilità di alleviare almeno una parte del problema, perché è chiaro che noi non siamo medici, non possiamo intervenire a livello delle cure, però l'aspetto della perdita dei capelli, che poi vuol dire anche la perdita delle ciglia, insomma di un'identità, di una femminilità, la vivibilità quotidiana, il dover portare la parrucca con tutto il disagio che questa cosa comporta, credo che sia secondario fino a un certo punto, comunque ne va della qualità della vita di queste nostre amiche e concittadine, e quindi diventa un'occasione questa effettivamente di poter fare qualcosa, di poter agire, e credo che sia giusto che una città come Aprilia, che appunto conta 500 persone, 500 donne che oggi sono seguite per questa patologia, sia civile e giusto che sia dotata di questo tipo di dispositivi. Io sono certa che i colleghi daranno il loro voto, e dico anche questo, che un casco di buona qualità costa intorno ai 30.000 euro. Allora, se ogni abitante di Aprilia mettesse un euro, quindi stiamo parlando veramente di pochissimo, noi potremmo averne due. Sarebbe veramente un grande segnale di solidarietà e di civiltà. Quindi auspico ovviamente il voto di tutti, e sono certa che poi nel momento in cui partirà il progetto ci sarà l'appoggio a divulgare questa iniziativa e anche ad aderire da parte di tutti noi. Grazie. Grazie consigliere Lombardi. Passiamo alla votazione della mozione, se non ci sono interventi in merito. Allora, Terra. È collegato con la regione, attendiamo un attimo.
terra, proprio quella vera, no? Cosa che non è assolutamente così. Quindi, caro Presidente, di fronte a questo sbaglio... Sì, sì. Veramente... Gianlucchi. Sì. Cola. Sì. Di Marcantonio. Di Marcantonio. Assente. Fioratti. Sì. Moroni. Moroni. Assente. Bartolomeotti. Sì. Presidente, io voto favorevole. Scusami. Prego, allora ripeto così, visto sì, che grazie, scusa. Non sentiva. Di Marcantonio. Sì, sì. Grazie. Lombardi. Ruberti. Sì. Petito. Sì. Iago Angeli. Sì. Spenga la telecamera. Grazie. Diamanti. Sì. De Maio. Sì. Marchitti. Di Leonardo. Assente. Vittoriano. Sì. Vulcano. Sì. Vulcano. Sì, sì. Boi. Assente. Renzi. La Pegna. Sì. Lazzarini. Sì. Grammatico. Sì. Giusfredi. Sì. Zingaretti. Sì. Giovannini. Sì. 22 presenti, 22 voti favorevoli, la mozione è stata accolta. Comunico quindi a tutti i consiglieri che sarà a disposizione presso l'ufficio di presidenza per le firme. Fatto questo, ha chiesto la parola il consigliere Omar Ruberti per una comunicazione, così leggo. Prego, consigliere Ruberti, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Prendo la parola alla conclusione di questa seduta del Consiglio Comunale per comunicare all'Aula che da questo momento il gruppo consigliare Lista Civica Antonio Terra Sindaco assume la denominazione di Piazza Civica. A 2 anni dall'avvio di questa consigliatura, il gruppo che ho l'onore di presiedere ha maturato la decisione di realizzare una forma più stabile, superando quella attraverso la quale abbiamo tutti concorso al successo elettorale delle scorse elezioni amministrative. L'esperienza maturata in questo periodo ha suggerito di trasformare il contenitore elettorale della lista del sindaco in un nuovo soggetto politico locale. Il naming già racchiude tutta la sua identità e pone le fondamenta di una rinnovata azione politica. La piazza è quell'area libera che, a prescindere dal valore architettonico e monumentale, si apre in un tessuto urbano al termine di una strada e più spesso all'incrocio di più vie, e che funge da luogo di ritrovo e di riunione dei cittadini, costituendo il centro della vita economica e politica della città. Nei mesi di lockdown, tutti noi abbiamo sperimentato lo svuotamento di questo luogo e delle sue attività, desiderandone profondamente di tornare ad abitarlo. Simbolicamente anche noi, con questa nuova proposta politica, auspichiamo il recupero di alcune dimensioni che la piazza ha incarnato nel corso dei secoli e che riteniamo essenziali ancora oggi. Dall'agorà greca al foro romano fino al 68, storicamente la piazza è stata uno spazio pubblico, centro di convergenza delle attività umane e baricentro di un determinato territorio urbano. La piazza costituisce di per sé il luogo prescelto per la rappresentazione della vivacità e della presenza delle pubbliche istituzioni. Qui si incarnano le più significative memorie storiche. La piazza è luogo di riunioni, di spettacoli, di prediche, di cerimonie, di processioni,
nonché il luogo privilegiato dello scambio e dell'attività commerciale, del contatto della comunità con il mondo esterno, dell'informazione in quanto simbolo materializzato della storia pubblica di quella comunità. Pertanto, dal punto di vista culturale, storico, scientifico, religioso, le piazze costituiscono lo spazio fondamentale della comunità, il nucleo spaziale ove si realizza l'intersezione di storia civile, movimenti culturali, tendenze artistiche, cultura materiale, immaginazione collettiva, proiezioni simboliche, ritualità consolidate, tradizioni popolari e consuetudini comportamentali. Per tutti questi motivi e per altri a questi intrecciati, vogliamo che la piazza diventi il simbolo del nostro impegno e progetto politico. Essa deve ritrovare la sua centralità, oggi perduta o oscurata, dove il richiamo dello stare insieme si fa prerogativa dell'essere umano, della persona, del cittadino. Dovrà essere, insomma, il centro nevralgico della vita pubblica, anche di quella politica. Troppo spesso oggi la piazza utilizza la dimensione virtuale come sua fonte primaria di approdo alla cittadinanza. Certamente la tecnologia come strumento di conoscenza è utile e necessaria. Tuttavia, la centralità dello stare insieme oggi ci insegna come la piazza possa essere ancora il centro propulsore dove far crescere la politica nel territorio e tra i suoi cittadini. Accanto alla piazza abbiamo voluto aggiungere l'appellativo civica, intesa come la più ampia e plurale partecipazione possibile nella costruzione del bene comune. Questo termine vuole anche significare la scelta di proseguire con convinzione questa esperienza politica nel solco civico, non un ombrello per svincolare le azioni locali da ogni identità o per facilitare libere manovre, ma il tentativo contingente di trovare risposta alla interminabile crisi dei partiti e della rappresentanza politica. Siamo consapevoli che la transizione politica italiana è ancora nel guado e che spesse volte i soggetti politici tradizionali, oltre ad essere inadeguati a rispondere alle attese della gente, purtroppo sono concreto impedimento alla generatività politica, ma non per questo possiamo permetterci di rinunciare a costruire il futuro. La nostra non sarà una navigazione priva di riferimenti politico-culturali, né di collegamenti sovraccomunali. Sono in molti gli amministratori locali di questa regione a vivere una condizione di solitudine e a tirare avanti mossi solo per spirito di servizio e amore per le proprie comunità. Questa dimensione tutta amministrativa però non è sufficiente e l'impraticabilità della strada tradizionale suggerisce di sperimentare sentieri non battuti. La bussola rimarrà ben salda sui principali riferimenti democratici. La Costituzione, sintesi magistrale dei valori e delle culture politiche su cui si fonda la Repubblica, e l'Europa dei popoli, il progetto politico nato dal sogno di poter garantire al vecchio continente pace e prosperità. Oggi l'Europa rappresenta l'unica reale salvaguardia alle contraddizioni del mondo globalizzato e come la piazza civica che abbiamo in mente punta ad essere uno spazio umano e plurale. Le persone hanno bisogno di questo spazio di umanità comune, fisico, luogo di incontro, di confronto, di condivisione. Essere piazza è anche dare modo alla gente di incontrarsi, conoscersi, discutere, costruire. Questo spazio dovrà essere proprio come l'Europa, plurale, cioè non selettivo, non sovranista, non solo per noi o per alcuni, ma anche non banalmente orientato e massificato, cioè populista, aperto alle individualità, capace di accogliere le originalità e le differenze che si incontrano. In questa rinnovata prospettiva continueremo la nostra azione amministrativa all'interno della maggioranza, portando insieme con le altre forze il nostro originale contributo alla crescita della città, non dismettendo mai le vesti scomode del dialogo e del confronto con tutti e ciascuno. Dopo la pausa estiva promuoveremo, nel rispetto dei vincoli sanitari, iniziative pubbliche nel corso delle quali presenteremo il nuovo logo e le proposte sulle quali intendiamo spenderci. Sarà Piazza Civica a dare questo contributo.
Questo nome nuovo vuole prendere su di sé la responsabilità di saldare, attraverso la buona politica, la vita ordinaria e quella delle istituzioni. Vitruvio, nella sua imponente opera L'architettura, scriveva: in tutte queste cose che si hanno da fare, deve si avere per scopo la solidità, l'utilità e la bellezza. Ecco, questo vuole essere Piazza Civica, uno spazio di partecipazione politica aperto a tutte le forze europeiste, progressiste e innovatrici. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ruberti. Chiaramente le chiedo gentilmente di fornirci il documento e le comunicazioni per tutti gli adempimenti di rito. Grazie. Allora, il Consiglio Comunale è concluso. Auguro a tutti quanti una buona giornata e dichiaro la seduta conclusa. Buona giornata a tutti e grazie per la collaborazione. Grazie, buongiorno a tutti. Arrivederci.